Buongiorno a tutti, benvenuti anche quest'oggi all'appuntamento con la SICA Web Academy. Anche oggi vedo che siete in molti per seguire questo secondo appuntamento settimanale che vede appunto questa volta un ciclo di tre appuntamenti che andrà a concludersi domani. Spendo solo due parole perché vedo che ci sono sempre anche persone nuove che partecipano a queste iniziative relativamente a questa SICA Web Academy. Diciamo che è un po' il nostro modo, il modo dell'azienda di utilizzare quell'hashtag per cui non ci fermiamo, noi non ci fermiamo e ci formiamo, anzi, diciamo, portando nelle vostre case, nei vostri studi, dove siete tranquillamente adesso a seguire tutta la formazione che con SICA portavamo e porteremo ancora in maniera frontale, facendo però un passettino in più, che è quello di riuscire ad arrivare in maniera capillare su tutta Italia, fondamentalmente. Quindi questo è un vantaggio messo a disposizione da questa tecnologia, dandovi però anche al contempo l'opportunità di interagire in maniera quasi più concreta. Può sembrare un paradosso con uno strumento che è virtuale, ma interagire in maniera molto concreta con i nostri relatori, con i nostri esperti. Lo ricordo sempre, soprattutto per i nuovi, c'è un pannellino sulla destra, che è il pannello del software che stiamo utilizzando per questo webinar, che vi consente attraverso il campo chat domande di poter interagire con noi. Per questioni, vedo che molti stanno chiedendo anche gli atti della giornata di ieri, quindi ho una redazione, anzi ringrazio Marco che mi aiuta per rispondere a tutte queste richieste, ma potete anche porre le vostre domande per quanto riguarda l'argomento che andremo ad affrontare. Io le raccoglierò, interromperò il nostro relatore e alcune le terremo per la fine. Rassicuro tutti, le domande di solito sono sempre molte, ma a tutti cercheremo di fornire una risposta in diretta e a tutti arriverà comunque una risposta scritta. SICA si è impegnata appunto a potervi fornire questo tipo di supporto nelle prossime giornate anche. Quindi ringraziamo loro anche per questo tipo di aspetto. Veniamo un pochino all'argomento di oggi, all'argomento della settimana, definiamolo così. Noi questa settimana ci siamo concentrati con un corso su tre appuntamenti, siamo partiti ieri, sul tema delle strutture per acque reflue. Quindi diciamo una tipologia che fondamentalmente non è il classico residenziale, su cui peraltro abbiamo svolto e svolgeremo anche ancora ulteriori appuntamenti, ma vogliamo dare un po' diciamo spazio a tutte quelle che possono essere delle problematiche che molti di voi si trovano ad affrontare. Ieri abbiamo parlato fondamentalmente di abbiamo identificato un po' quelli che possono essere i principali danneggiamenti da agenti chimici, da sollecitazioni meccaniche che questi tipi di strutture possono avere. Abbiamo parlato di ripristino delle strutture in calcestruzzo, facendo vedere delle soluzioni che possono essere pensate per il ripristino più in generale del calcestruzzo e alcune proprio specifiche dovute proprio alla sollecitazione di alcuni agenti che vanno appunto a danneggiare questo tipo di strutture. Oggi invece parleremo di impermeabilizzazione del calcestruzzo, quindi cercheremo di capire perché è importante impermeabilizzare il calcestruzzo anche in questo tipo di situazioni, in questo tipo di strutture. Concluderemo domani, appuntamento sempre alle 11, con forse il tema che posso definire un po' più importante perché è stato presentato anche molto bene ieri, è stato introdotto perché non era la tematica di ieri, da Federico Moroni, che è quello dei rivestimenti fondamentalmente, quindi una protezione, diciamo, concreta verso tutte quelle aggressioni chimiche che strutture di questo tipo hanno in maniera abbastanza importante. Venendo all'argomento di oggi, però, e do il buongiorno a Giuseppe Giordano di SICA, che appunto è con noi per parlarci fondamentalmente di impermeabilizzazione. A lui chiediamo, e lascio proprio questa domanda come domanda iniziale al nostro relatore, perché è così importante impermeabilizzare il calcestruzzo? Che tipo di vantaggio ne ho e che tipo di problematiche posso andare incontro se invece non adotto soluzioni di impermeabilizzazione? Prego. Ok, grazie Marco. Buongiorno a tutti, quindi oggi parleremo quindi di nuove strutture in cemento armato,
sostanzialmente sistemi di impermeabilizzazione dei giochi. Faremo un discorso con una sequenza logica e quindi arriveremo perfettamente alla risposta che quindi ci aspettiamo, perché impermeabilizzare un calcestruzzo. Innanzitutto mi devo presentare, sono Giuseppe Giordano, faccio parte del team Concrete in Sicchetalia, quindi mi occupo di calcestruzzo, tutto quello che gira intorno a 360 gradi del calcestruzzo e anche per l'assistenza tecnica, e sono il responsabile di Vasca Bianca per l'Italia. Detto ciò, andiamo subito a bomba al nostro tema. Quindi vorrei parlarvi, o comunque vorrei arrivare al concetto di calcestruzzo impermeabile partendo dal concetto della permeabilità. La permeabilità di un fluido diventa possibile solo se i pori presenti nel materiale stesso sono tra loro connessi. Quindi si sta parlando, parliamo subito di porosità continua. Nel caso del calcestruzzo, ed in particolare della sua permeabilità all'acqua, una porosità discontinua, e quindi da qui l'impermeabilità, è assicurata solo al di sotto di una certa soglia di porosità capillare, o meglio, è controllata da due valori. Noi riusciamo a controllare questo tipo di porosità da due valori nel calcestruzzo. Uno è un determinato valore di rapporto acqua-cemento e il secondo, importantissimo anche questo, dal grado di idratazione raggiungibile dopo un determinato tempo di stagionatura. Quindi, rapporto acqua-cemento fondamentale, sappiamo tutti bene o male di cosa stiamo parlando. Rapporto acqua-cemento è l'acqua all'interno di un metro cubo di calcestruzzo diviso il quantitativo di cemento di all'interno di un metro cubo. Per dare due numeri, solitamente abbiamo a che fare con delle ricette con 350 kg di cemento al metro cubo e un 175 litri di acqua al suo interno. Perché ho dato questi valori? Perché a questo punto andiamo a vedere un attimino la differenza tra permeabilità e impermeabilità, che adesso abbiamo capito che è un discorso di porosità capillare continua o discontinua, da cosa c'è data all'interno del calcestruzzo. E dico subito, non c'è dato quindi dal calcestruzzo, ma come andiamo a leggere, ci viene dato solo dal cemento mischiato all'acqua. Leggiamo bene, quindi la permeabilità o impermeabilità del calcestruzzo è data dalla porosità capillare che è presente tra le particelle che compongono la pasta cementizia. Ecco che subentra la pasta cementizia. Questa è la chiave che ci aiuterà a capire la porosità capillare continua e discontinua. Quindi noi, questa pasta cementizia, che come dicevo prima, non è nient'altro che il cemento assieme all'acqua, quindi non è tutto il calcestruzzo permeabile o impermeabile, ma è solo la pasta cementizia che può avere una porosità capillare continua o discontinua. Ha una forma irregolare, questa pasta cementizia, dimensioni comprese tra lo 0,1 e 10 micron, e sotto ho messo una foto visibile a microscopio elettronico, per esempio una semplice foto presa sul web, proprio per darvi l'idea di ordine di grandezza che stiamo parlando. Vedete, questi sono 5 micron. Questo poro capillare che sto andando ad evidenziare, se questi sono 5, stiamo parlando di una larghezza di 1,8, massimo 2 micron, per una lunghezza massima di 10 micron. Questa è l'antologia del calcestruzzo che ci dà questi valori. Quindi la cosa importante da capire è che il calcestruzzo, solitamente la cosa che più compone il calcestruzzo sono gli inerti come massa. Ma gli inerti, bene o male, non hanno la criticità dell'impermeabilità. L'impermeabilità, per assurdo, o la permeabilità, me la dà, è una caratteristica legata proprio al quantitativo di cemento e al quantitativo d'acqua, che è quella pasta cementizia che va a mettersi nell'interstizio tra un aggregato e l'altro, per intenderci. È quella parte che fa da collante e mi fa reggere un po' tutto il discorso del calcestruzzo e che mi dà anche le resistenze, ovviamente. Ho voluto mettere una tabella per ritornare un attimino al secondo punto fondamentale
che abbiamo detto prima. Quindi uno è il rapporto acqua-cemento, è vero, ma l'altro era la stagionalità, quindi come è giusto stagionare, far stagionare il calcestruzzo. Vi dice qualcosa per quale motivo quando si fanno delle prove, e noi laboratori li facciamo tutti i giorni, mettiamo i cubetti del calcestruzzo, li teniamo a maturare in acqua? Bene, perché quello in acqua, quindi saturità d'acqua, è il modo migliore per far maturare il calcestruzzo. Questa tabella l'ho voluta mettere proprio apposta per, in base al tipo di rapporto acqua-cemento e al tempo di stagionatura, anzi scusate, in base al tipo di rapporto acqua-cemento, al rapporto acqua-cemento reale, quanto tempo di stagionatura abbiamo per far sì che un calcestruzzo sia già di suo impermeabile. Quindi attenzione, stiamo parlando di calcestruzzo impermeabile, ma non stiamo parlando di calcestruzzi particolari. Stiamo parlando di calcestruzzo, un calcestruzzo standard. Se noi diamo il giusto, il giusto grado di maturazione al calcestruzzo, è già di suo un materiale impermeabile. Andiamo a creare quella discontinuità tra i pori. Quindi, ritornando a noi, un rapporto acquacemento di 0,55, vi do qualche dato, un calcestruzzo con un rapporto acquacemento 55 con la nuova normativa sulla 11.104, anzi aggiornata la normativa 11.104, abbiamo a che fare con un RCK 37. Per dire. Quindi è già, non è un calcestruzzo ad altissime resistenze, ma è già un signor calcestruzzo, lo utilizziamo per le platee, lo utilizziamo anche per qualche pilastro, a volte anche nei solai, quindi stiamo parlando di un calcestruzzo ordinario comunque sia. Vedete che basterebbe un mese, che sono i famosi 28 giorni dei nostri cubetti messi in acqua, basterebbe un mese del dovuto curing del calcestruzzo per avere già un calcestruzzo impermeabile. Più si abbassa il rapporto acqua-cemento, più questo tempo di stagionatura va diminuendo. Considerate che un rapporto acqua-cemento 0,40 solitamente è un calcestruzzo che si fa in prefabbricazione, ma volendo si può fare anche in in ambito di preconfezione. Basterebbero 3 giorni per avere già una matrice completamente impermeabile. 0,45, una settimana e così. Vedete che un rapporto acqua-cemento di 0,70 vicino o oltre addirittura allo 0,70, per darvi anche qui un'idea, stiamo parlando di un calcestruzzo non strutturale, di un calcestruzzo che è poco più di un magrone, quindi intorno a un RCK, tra un RCK 15 e un RCK 20, vedete che noi praticamente è impossibile avere un calcestruzzo impermeabile con un rapporto acqua-cemento di 0,7. Più ci allontaniamo, più questo valore è alto, più questi pori non riusciamo più ad avere una discontinuità all'interno. Ovviamente non sono, visto che il fulcro, il cuore del discorso di oggi è il calcestruzzo, non sono solo questi due parametri fondamentali per la riuscita di un buon calcestruzzo, ma abbiamo anche altri fattori che spiego brevemente senza entrare nei tecnicismi. Il rapporto acqua-cemento l'abbiamo già detto, per la buona riuscita di un calcestruzzo è molto importante per esempio un mix design. Il mix design comprende gli aggregati, comprende una curva granulometrica continua, l'aggiunta di un superfluidificante. Come vedete giù, l'aggiunta di un additivo impermeabilizzante cristallizzante, fondamentale per il nostro discorso di oggi, e poi avremo modo di parlarne. Magari possiamo anche valutare di aggiungere un additivo riduttore di ritiro. Possiamo fare delle aggiunte, dei fumi di silici, delle fibre, micro o macro, delle cenere volanti, eccetera. Insomma, il quadro è un po' più complesso, è giusto per avere una chiarezza, è giusto mettere anche questo tipo di valori. Qui ho voluto dare sotto forma schematica qualche consiglio e qualche raccomandazione. Sono basilari, ma di fondamentale importanza. Per esempio, quando abbiamo a che fare, nel nostro caso specifico, quindi oggi è vero che parleremo del calcestruzzo, ma cerchiamo di contestualizzarlo all'interno del discorso di acque reflue,
nel discorso di vasche di decantazioni piuttosto che impianti di depurazione, in tutto il nostro mondo, diciamo così, non è importante solo, quindi ci sono delle altre cose che sono altrettanto importanti. Cementi ok, gli aggregati devono essere di ottima qualità e poi andremo a vedere per quale motivo. Per esempio, un'altra cosa importantissima è non utilizzare, sconsigliato, io non lo prescrivo mai, l'acqua di riciclo. L'acqua di riciclo, per intenderci, negli impianti di betonaggio è quell'acqua che serve per lavare la betoniera quando arriva da un altro viaggio e quindi per non sprecarla si ricicla gettandola nel calcestruzzo. Ovviamente quell'acqua non è solo acqua, ma è acqua con all'interno degli inerti, aggregati piccoli o grossi che siano, con delle parti di cemento, quindi di finissimi, che vanno sinceramente a sbilanciare quello che potrebbe essere un mix design già ben progettato all'inizio. Ovviamente un buon superfluidificante mi deve garantire di togliere la giusta acqua per arrivare al giusto rapporto acqua-cemento, che di conseguenza mi dà la classe di resistenza del mio calcestruzzo. Possiamo aggiungere, come dicevo prima, un antiritiro, degli antischiuma, tutto quello che vogliamo. Tutto è importante, ma nonostante questo, come vedete, ho messo gli ultimi due punti fondamentali, ho messo la posa in opera. Anche in presenza di un calcestruzzo come si deve, fatto veramente con tutte le precauzioni necessarie, se non posato in opera correttamente, e intendo le operazioni di pompaggio, una corretta vibrazione o compattazione, un curing del calcestruzzo, quindi la stagionatura, tutto questo influisce, può influire positivamente o negativamente sulla riuscita di un buon calcestruzzo. Quindi altra cosa importantissima è la posa in opera. Qui apro una doverosa parentesi, fondamentale per tutto il nostro discorso di oggi. L'ho voluta tenere come ultimo. Noi oggi parliamo di, e mi ricollego alla domanda che ci ha fatto Marco introducendo questo webinar stamattina, noi parliamo di calcestruzzo impermeabile, ma impermeabile anche nel nostro caso, quindi di vasche o di acque reflue, non parliamo di un calcestruzzo impermeabile a questo tipo di sostanze. Noi parliamo di un calcestruzzo impermeabile solo ed esclusivamente all'acqua. Per quale motivo? Perché il calcestruzzo, ve lo dico da subito, non facciamoci trarre in inganno dalle classi di esposizione ambientale che ci vengono dati sempre dalla 206 piuttosto che dalla 11104, le classi di esposizione XS per una protezione da cloruri di acqua di mare, una classe di esposizione XD da cloruri da altre fonti, una classe di esposizione XA addirittura da un attacco chimico da solfato. Non facciamoci ingannare da queste normative. Il calcestruzzo da solo ha scarsissima resistenza a questo tipo di attacchi. Quindi tutte le volte che andremo a parlare di acque reflue, di vasche di decantazione, di impianti di depurazione, mettiamoci bene in testa che abbiamo sempre e comunque bisogno di sistemi protettivi, a protezione del calcestruzzo. È stato già molto chiaro ieri il mio collega Moroni, lo sarà ancora di più preventivamente domani Negrini, nel corso di domani, ma quindi noi oggi ci concentriamo e parleremo sempre di una permeabilità, impermeabilità del calcestruzzo all'acqua. Cosa vuol dire questo? Allora, perché abbiamo bisogno di una impermeabilizzazione all'acqua e non a queste acque reflue? Le acque reflue, quindi a tutte le parti contaminanti, ci penseranno i sistemi di protezione. Noi dobbiamo difenderci solo dall'acqua, dagli agenti atmosferici, quindi noi dobbiamo vedere la nostra struttura nel suo complesso, quindi dal sottosuolo e dagli agenti atmosferici. A parte qualche raro caso dove anche nelle acque di falde o nelle acque del sottosuolo potrebbero essere inquinate o potrebbero esserci sostanze dannose a calcestruzzo, e quindi si provvederà anche con altri tipi di impermeabilizzazione. Ma noi sostanzialmente dobbiamo impermeabilizzare il calcestruzzo per questi fattori, ma soprattutto per un discorso di durabilità del calcestruzzo. Quindi noi non andiamo a impermeabilizzare dagli attacchi esterni, ma noi andiamo ad impermeabilizzare dall'acqua per un discorso di durabilità. Noi ad oggi in Italia, lo sappiamo tutti molto bene, edifichiamo
con una qualsiasi cosa, con una durabilità intorno ai 50 anni. A mio avviso potremmo anche spostarla verso i 100 anni, se le cose sono fatte bene. Quindi il nostro discorso di impermeabilizzare un calcestruzzo, tutto più che adesso abbiamo capito che un calcestruzzo impermeabile non è niente di particolare, ma lo è anche un calcestruzzo ordinario, secondo me abbiamo il dovere di fare le cose fatte bene e l'obbligo anche da parte della legge di dare la durabilità più lunga possibile alle nostre opere. Quindi spero di aver esaudito, aver risposto alla domanda iniziale. Ma a tutto ciò abbiamo delle norme di riferimento. Andiamo a vedere e a capire cosa ci dice la norma in merito a un calcestruzzo impermeabile. Per le normative basta prendere un provino cubico, quindi classico provino da cantiere, un 15-15-15, sottoporlo per 3 giorni ad una pressione d'acqua di 5 atmosfere, dopodiché smontare il tutto, spaccare, sezionare il cubetto e vedere l'acqua quanti millimetri è permeata all'interno del calcestruzzo. Quindi quanti millimetri di penetrazione d'acqua abbiamo? Bene, questi risultati, se noi siamo al di sotto a massimo 20 mm, noi siamo in presenza di un calcestruzzo completamente impermeabile all'acqua. Questo è ottenibile, per ricollegarsi al discorso di prima del rapporto acqua-cemento, con rapporto acqua-cemento di 0,55, quindi già con il nostro RCK37, per intenderci. Noi abbiamo già un calcestruzzo impermeabile, senza aver messo nulla all'interno. Addirittura possiamo anche andare a mettere delle maggiori restrizioni, per esempio in caso di vasche di sedimentazione piuttosto che vasche contenenti liquide, sostanze inquinanti, muri perimetrali, vasche di impianto di raffreddamento. Addirittura cerchiamo di rimanere, ma io prescrivo sempre questo rapporto acqua-cemento mai superiore, di 0,50, addirittura otteniamo una penetrazione all'acqua che è inferiore o massima a 10 mm. Ho voluto aggiungere 0,5, ecco, per darvi l'idea, è sempre il nostro RCK anziché 37, è un RCK 40. Quindi anche qui non stiamo parlando di calcestruzzi pazzeschi, stiamo parlando di calcestruzzi ordinari, all'ordine del giorno in cantiere. Ho voluto mettere questa nota rossa alla base perché questa è proprio un'esperienza maturata proprio in sita. Abbiamo preso i cubetti, ovviamente opportunamente, quindi l'esperienza è questa, maturata dopo anni di prove su provini di calcestruzzo utilizzando la metodologia descritta dalla Unien 12.390/8, che è questa che sto menzionando io, evidenzia che in pratica calcestruzzi aventi RCK maggiori di 35, ad oggi con l'aggiornamento della normativa 37, opportunamente stagionati presentano valori di penetrazione tali da ritenere il calcestruzzo impermeabile. Quindi tutti i nostri cubetti di qualsiasi tipo di prove fatte in laboratorio, date a un laboratorio esterno per poter effettuare questo tipo di prova sul nostro cubetto, ha sempre dato una penetrazione d'acqua al massimo di 20 mm o comunque al di sotto. Quindi questo è un dato confermato da noi. Ascolta, prima che andiamo oltre, Giuseppe, sono arrivate alcune domande che hanno a che fare un pochino con questa prima parte. Sì. Fondamentalmente, allora, tu avevi parlato, a qualcosa abbiamo già risposto durante la trattazione, però tu hai parlato di una stagionatura fatta in acqua nei vostri laboratori, quindi in un ambiente controllato. E chiaramente i nostri professionisti si trovano, come tutti i professionisti ovviamente, su un cantiere senza poter utilizzare una condizione di questo genere qua, quindi di immergere le strutture fondamentalmente in acqua. Ci chiedono com'è possibile, qual è un consiglio, com'è si può portare avanti una stagionatura corretta in quel caso. Ok, allora diciamo che ci sono diverse metodologie, bisogna vedere anche dal tipo di opera che abbiamo a che fare, ma prendiamo in esame una platea, per esempio, di un vasco reflue. Quale potrebbe essere? Innanzitutto c'è da dire questo, spesso queste strutture vengono fatte in falda o addirittura anche sotto falda, quindi per poter lavorare abbiamo bisogno di un impianto di pompe che mi tengano il livello dell'acqua basso, altrimenti saremmo con i piedi a mollo, giusto per drammatizzare un pochino.
Quindi già questo basterebbe, dopo la fase di getto, bloccare dove abbiamo la presenza d'acqua già in sé, bloccare queste pompe e quindi far alzare il livello, e noi ci troveremmo con la nostra struttura annegata in acqua. Solitamente una platea è sempre comunque almeno un RCK 45, quindi noi in 3 giorni di stagionatura abbiamo già una certezza che il nostro calcestruzzo è impermeabile. Ma non sempre abbiamo queste condizioni, quindi possiamo intervenire con classico telo sopra. Dopo aver gettato una struttura andiamo a coprirlo. Andiamo a coprirlo con del tessuto non tessuto, con del nylon, con tutto quello che vogliamo. Spesso, per esempio, si vede l'operazione di annaffiatura. Quindi noi non permettiamo all'acqua di evaporare, ma diamo una bella bagnata in cantiere, si vede spesso per le strade, una bella bagnata sulle nostre opere e poi copriamo il tutto, proprio per evitare l'evaporazione d'acqua. Abbiamo anche un trattamento chimico, cioè andiamo a mettere degli antievaporanti al di sopra. Ci sono diverse tecnologie. Basterebbe, per esempio, mi viene in mente i pannelli laterali, quindi sto parlando di muri in elevazione, per esempio, anziché come capita nel 99% dei casi in cantiere, scasserare i pannelli il giorno dopo, magari basterebbe scasserarli dopo 3 giorni. È ovvio, qui andiamo ad innescare un discorso dove ci si va allo scontro con le tematiche, con le tempistiche, e non voglio scatenare questo, non è il mio interesse, però ci sono diversi modi per poter far fronte ad un'adeguata stagionatura del calcestruzzo. Ne ho nominati i primi che mi vengono in mente, anche diciamo che quelli più fattibili, anche economicamente parlando, sono quelli classico annaffiata d'acqua sopra e coprire tutto con dei teli per evitare quindi una forte evaporazione. Ovviamente è un fenomeno che capiterà, incide molto di più d'estate e molto di meno, sicuramente di meno, ecco, d'inverno. Okay. Certo, certo. Un'altra domanda che arriva relativamente a queste tue considerazioni che stai facendo, ancora diciamo su una tematica generale, stiamo parlando di calcestruzzo, stiamo parlando della permeabilità e impermeabilità di questo materiale, non siamo ancora addentrati nelle soluzioni, però è bene secondo me anche questo aspetto. Tu hai parlato di calcestruzzo cristallizzato, necessario ovviamente, ne parlerai anche dopo, e hai parlato anche, hai dato dei consigli di mix design fondamentalmente. Un professionista ci chiede se mettendo insieme queste due condizioni fondamentalmente si va a costituire un sistema che è garantito da una postuma decennale. Allora, in SICA Italia direi di no. Per quale motivo? Non so la concorrenza, non posso espormi per la concorrenza, quindi mi espongo assolutamente per SICA Italia. Allora, noi abbiamo la possibilità di contrarre una polizza postuma decennale, ma è obbligatorio all'interno, poi spiegherò per quale motivo, non queste, solo queste due condizioni, ma dobbiamo andare ad aggiungere all'interno di un calcestruzzo anche il cristallizzante. Brevemente, il problema della permeabilità dell'acqua o impermeabilità dell'acqua all'interno del calcestruzzo non è data solo esclusivamente dai pori che parlavamo prima, dentro la pasta cementizia, ma ci sono dei fenomeni proprio legati al calcestruzzo, intrinsechi del calcestruzzo, che avvengono successivamente alla fase di post di getto, quindi in fase di post getto. Queste possono essere, la più importante è la variazione volumetrica del calcestruzzo. Quindi il calcestruzzo, qualsiasi tipo di calcestruzzo, ha un ritiro dopo un certo periodo. Questo ritiro, quindi queste variazioni volumetriche, mi creano delle crepe. Una crepa, noi dobbiamo immaginarla che è quella cosa che andrà a connettermi un poro discontinuo all'altro. Quindi noi immaginiamo questa crepa passante, una crepa di tipo da ritiro igrometrico, quindi da ritiro dopo che il calcestruzzo si è indurito, non è mai a vista sola, sull'estradosso, sulla superficie del calcestruzzo, ma abbiamo sempre a che fare con una crepa passante. Quindi se io ho il mio spessore, la mia platea di uno spessore di 40 centimetri, io la vedo su, state tranquilli che è matematico che sia anche giù, e se io ho dell'acqua anche in pressione, a parte che per capillarità verrebbe lo stesso sopra, ma anche con una minima pressione io ce l'ho su.
Quindi il cristallizzante, ritornando alla domanda, non è tanto, cioè non mi serve tanto per un discorso di impermeabilizzare ad ara, di impermeabilizzare il calcestruzzo, ma mi serve per andare a cicatrizzare questa crepa che può venirsi a creare in un secondo momento. Ma ripeto, questo è un concetto che ne parleremo bene a brevissimo. Spero di essere... Sì. Allora, ti lascio andare oltre perché credo che stiamo entrando adesso proprio nel vivo della... dell'argomento di oggi, ci sono altre domande ma ce le teniamo magari per più avanti relative a questa parte. Continuate a scrivere perché invece sulle prossime questioni magari lo interrompiamo ancora. Prego Giuseppe. Okay, grazie. Allora, abbiamo detto che il nostro fulcro è il calcestruzzo, quindi vedete che ruota tutto attorno al calcestruzzo. Massica, in particolar modo sul nostro tema di oggi, quindi sulle acque reflue piuttosto che vasche, piuttosto che impianti di depurazione, propone sempre un qualcosa di più di un calcestruzzo impermeabile con i giusti protettivi. Propone un sistema che è la vasca bianca. Cos'è la vasca bianca? Quindi il fulcro è il calcestruzzo e qui non ci piove. Un calcestruzzo impermeabile adesso sappiamo come farlo, come trattarlo, come... Ma attenzione, abbiamo bisogno anche di un sistema di giunti, abbiamo bisogno di andare a trattare quel che sono i giunti. Cosa sono i giunti in realtà? O perlomeno cosa fa parte dei giunti? Diciamo che in maniera molto generale un giunto è qualsiasi cosa, o comunque ce l'abbiamo, dove ci sono delle tempistiche diverse di getto di calcestruzzo. Per intenderci, per essere chiaro, un calcestruzzo fluido su un calcestruzzo già indurito, noi pensiamo che sia tutta un'unica cosa. In realtà no. Abbiamo un calcestruzzo già stagionato, già maturato, abbiamo un calcestruzzo fresco che dovrà maturare. Non è tutta una cosa. Lì ho un canale per l'acqua. Lì è solo questione di tempo. Prima o poi, se ho dell'acqua da una parte, mi arriverà dall'altra parte. Quindi bisogna andare a trattare tutti i tipi di giunti. È anche vero, questo fatto classico, il classico esempio di giunto, quindi di calcestruzzo, ma ci sono anche i giunti dovuti alla fine lavorazione di giornata, i giunti di costruzione, giunti ancora più importanti, più difficili da trattare, i giunti di movimento. Quindi c'è tutta una serie di giunti che avremo modo comunque di andare a vedere anche quelli. E quindi l'unione di un calcestruzzo impermeabile con il trattamento dei giunti ci dà un qualcosa che è già una protezione stagna, quindi watertight concreto, un calcestruzzo a tenuta stagna. Ma attenzione, non basta solo queste. Per il discorso che faceva prima del cristallizzante che mi va ad agire in post getto calcestruzzo, dobbiamo considerare anche eventualmente le crepe o di conseguenza dei giunti o induzione alle fessurazioni che diciamo che andiamo noi a dare al calcestruzzo, cioè in pratica siamo noi a dire al calcestruzzo dove rompersi, anche quello è un giunto, si chiama giunto di controllo, dobbiamo essere in grado di progettarli. Quindi l'unione di queste tre cose, calcestruzzo impermeabile, sistema di giunti e una corretta e giusta progettazione di questi giunti, signori, ecco il concetto di vasca bianca sicca. Adesso sembra chissà quale parolone o chissà quale concetto. In realtà, vi faccio vedere, vediamo quali elementi sono in più rispetto al calcestruzzo e stiamo parlando di 5 elementi, non stiamo parlando di 80 elementi. Vi ho messo una rappresentazione schematica di cantiere giusto per posizionare questi elementi che man mano analizzeremo insieme, così diamo una collocazione precisa nelle varie fasi di cantiere. Partiamo subito, ecco, dall'additivo impermeabilizzante in polvere con effetto cristallizzante, il famoso cristallizzante che parlavamo prima. È necessario quindi in sicca per avere la postuma decennale. Cos'è? È un additivo, è un'aggiunta quindi che noi mettiamo nel mix design, quindi nel calcestruzzo, che mi aiuta anche a
a impermeabilizzare il calcestruzzo. Quindi in realtà va e mi lavora, mi fa qualcosa per una discontinuità della porosità capillare all'interno. Ma non è questo il suo principale scopo. Il suo principale scopo è quello di cicatrizzare quindi una crepa. E lo vedremo dopo. Il secondo elemento, e questo ovviamente nella figura è dove vediamo il calcestruzzo, è un qualcosa che viene aggiunto in calcestruzzo in massa, quindi dove vediamo pareti, dove vediamo fondazioni, platee, pilastri, ovviamente ce l'abbiamo all'interno del calcestruzzo. Dopodiché abbiamo i water bar, che sono dei profili in gomma, spesso in PVC, per giunti a tenuta idraulica. Per intenderci sono questi, guardate, sono questi, e quelli sono quelli che ci permettono di suddividere, frazionare le nostre aree proprio per non incorrere nelle problematiche di crepe di cui parlavamo prima. Ecco, vedete qui, questo può essere uno schema. Le rappresentazioni vengono solitamente fatte in fase di pregetto, ovviamente, e vengono incluse nell'armatura, nella nostra armatura del manufatto. Subito dopo abbiamo i prodotti, i profilati Sikaswell, che sono dei profilati a base di resine idroespansive, quindi sono dei cordoncini, per intenderci, lunghi 10 o 20 metri a seconda del loro spessore, che per esempio nella figura vediamo in un giunto verticale. Per esempio i giunti verticali noi in Sika li trattiamo tutti con questo sistema. Quindi andiamo a mettere un cordolo che, se dovesse passare dell'acqua tra un giunto e l'altro, quindi due modalità, due condizioni diverse di getto, quindi qui abbiamo un calcestruzzo gettato il giorno prima, qui si farà il giorno dopo, quindi abbiamo un giunto come spiegavo prima, basta mettere questo profilo idroespansivo e mi garantisce una tenuta stagna dei giunti. In realtà in tutti i verticali, poi come vedremo meglio, quindi questo potrebbe essere un altro giunto verticale, questo in realtà vi dico subito è il proseguimento dei profili water bar, perché lo diremo, lo vedremo poi dopo, questi che ci aiutano a frazionare quelle che sono la platea, una platea, possibilmente una fondazione, qualsiasi cosa con cui abbiamo a che fare, in realtà non possono andare a fermarsi e a perdersi a quota della platea, ma incontrando il verticale proseguirà sul verticale, quindi è sempre un unico nastro. Quindi noi andremo in questo caso ad un'induzione della fessurazione, ce l'avremo nell'orizzontale ma ce l'avremo anche sul verticale. Quindi questa piccola parentesi doverosa. Poi abbiamo il nostro sistema di backup, fondamentale anche questo per la postuma decennale delle nostre opere, che non è nient'altro che un sistema iniettabile che andiamo a mettere nella zona, solo nella zona periferica, quindi dove ci sono i nostri giunti tra orizzontale e verticale. La nostra, perché nella parte periferica? Perché quando si parla di strutture del genere fatte con questo sistema di vasca bianca, noi dobbiamo considerare la nostra struttura proprio come una vasca a tutti gli effetti. Come porto sempre l'esempio io di una vasca da bagno che abbiamo a casa. La vasca da bagno o il lavandino che abbiamo è estruso in un unico momento. È ovvio, e quindi non ha dei giunti. È ovvio che noi in cantiere non possiamo estrudere tutto in un unico momento. Dobbiamo andare per processi e quindi abbiamo per forza di cose questi giunti. Il giunto principale tra l'orizzontale e il verticale noi andiamo a trattarlo sempre. In realtà non solo, non lo lasciamo mai solo, ma abbiamo anche sempre un altro sistema affiancato, ma andiamo a trattarlo sempre con un sistema di backup, un sistema iniettabile. O meglio, noi lasciamo questo tubicino all'interno e se dovesse servire un'iniezione andiamo ad iniettare magari in un secondo momento. Ultimo elemento che forma, che serve nel sistema vasca bianca può essere, è il Sikadur Combiflex. È un sistema ad alte performance per la sigillatura di giunti irregolari, quindi dove già abbiamo dei giunti irregolari a volte non si può fare a meno, bisogna andare ad utilizzare questo sistema, o eventualmente dove ci sono tantissime sollecitazioni, quindi dove abbiamo due strutture che ci lavorano in maniera diversa e quindi abbiamo tanta movimentazione, quindi in un giunto di movimento, per intenderci. Questo è il nostro quadro generale dei sistemi
catalogati in un schematizzati in un cantiere. Adesso rimaniamo un attimo, Giuseppe, sulla slide dei vari elementi che compongono la vasca bianca. Ecco, una domanda che viene a me. Qui stiamo parlando di un sistema di impermeabilizzazione che mi pare di capire che fondamentalmente sia adattabile anche ad altri contesti, non solo a quello delle strutture per acque reflue. È corretta questa cosa qua? Se sì, ti chiedo anche, noi abbiamo fatto settimana scorsa, se non ricordo male, proprio sempre in Sika Web Academy, un appuntamento dedicato alla barriera radon, dove fondamentalmente abbiamo visto presentata una soluzione di impermeabilizzazione delle fondazioni, quindi impermeabilizzazione delle strutture, che poteva anche avere quella caratteristica di risoluzione, di mitigazione, usiamo le parole giuste, del radon. In questo caso è la stessa cosa, sono due soluzioni distinte, però applicabili negli stessi contesti? Cioè, volevo capire un attimino questa differenza qua. Poi ho anche altre domande che sono arrivate, ma questa era intanto la mia curiosità. Ok, allora rispondo alla prima. Innanzitutto, se è un sistema che possiamo utilizzare in più ambiti. Allora, la risposta è sì, ovviamente. E vi dico subito che in ambito residenziale assolutamente sì. Si costruisce ad oggi, è una tecnologia molto diffusa, è un sistema molto diffuso, c'è da dire, già conosciuto, sperimentato da più di 10 anni, quindi anche parlo in Italia, nel mercato in Italia, è assolutamente sì. Io direi che diventa indispensabile, soprattutto nelle tematiche di oggi o nelle strutture che stiamo trattando oggi, quindi in una questione di acque reflue, in un impianto di depurazione. Diventa fondamentale per quale motivo? Sempre per una questione di durabilità, è vero, ma nel caso in cui dovessimo avere un ciclo, dovessimo andare oltre un classico ciclo di ripristino dei sistemi di protezione, un calcestruzzo così strutturato, un sistema così strutturato, ovviamente mi fa ammalorare, tra virgolette, mi ritarda sicuramente di tanto l'ammaloramento del calcestruzzo. Quindi la permeabilità fa male sempre e comunque, quindi un sistema del genere mi dà molte più garanzie. Invece, passando alla seconda domanda, che è quella di eventualmente se ci possono essere anche degli altri sistemi e che differenze ci sono con i vari sistemi, come per esempio quello del Sika Proof, giusto per citare il corso fatto la scorsa settimana, Allora, stiamo parlando di due impermeabilizzazioni o di due metodi di impermeabilizzazione diverso. Uno non è detto che sostituisca l'altro, per quale motivo? Tu accennavi prima al radon. Noi qui parliamo solo di calcestruzzo e solo di impermeabilizzazione del calcestruzzo. In realtà il calcestruzzo da solo non è antiradon. Mi spiego meglio. Stanno iniziando adesso qualche studio in Canton Ticino, che mi risulta con le università, proprio per stanno studiando come fare o formare un calcestruzzo che sia anche un antiradon. Ma ad oggi noi non riusciamo a certificare un calcestruzzo che sia antiradon. Quindi, dove c'è la richiesta esplicita di antiradon, questo è un sistema che sicuramente ha dei limiti. Poi vediamo che andiamo a risolverlo come? Facendo una struttura in vasca bianca con il nostro bel Sika Proof sotto, e quindi già abbiamo una barriera antiradon. Quali possono essere, magari diversità, un'altra differenza tra un sistema di impermeabilizzazione come questo e un sistema di impermeabilizzazione a manti? Questo del calcestruzzo, a strutture per esempio anche irregolari, quindi noi andiamo ad impermeabilizzare direttamente la struttura. Siccome il manto, il Sika Proof, va messo ovviamente magari prima che arrivano i ferraioli, prima che arriviamo noi con il calcestruzzo e quant'altro, se avessimo presenza di strutture molto molto irregolari, può essere una complicanza in più. Ripeto, se abbiamo bisogno e richiesta una barriera antiradon, non abbiamo scampo, dobbiamo andare a utilizzare i manti, punto e basta.
ma dove non c'è questa richiesta, ovviamente sono, queste sono le valutazioni che si fanno più serie da fare. Quindi se dovessimo avere non solo una platea, ma magari una qualificazione a sostegno inclusa in questa platea, diventa, lo si può fare anche con il sistema di tipo SICA Proof, però bisogna prendere degli accorgimenti e diventa già leggermente più, è sempre gestibile, ma un po' più difficile da questo punto di vista. Quindi le valutazioni spesso vanno fatte a priori e sono due tipi di impermeabilizzazioni per noi addetti ai lavori effettivamente diversi. Perfetto, quindi mi pare di capire, giusto per riassumere, che bisogna fare bene una valutazione di cosa serve effettivamente, di cosa comporta quel cantiere, perché chiaramente, come avevamo detto anche settimana scorsa, se stiamo parlando di un interrato che viene utilizzato, è abitabile, ci sostano delle persone, non è ben ventilato, lì alziamo le mani, dobbiamo per forza di cose utilizzare un'impermeabilizzazione che anche voi potete fornire, che però è anche certificata per barriera al radon. Se ci sono altri contesti, altre situazioni in cui devo sì impermeabilizzazione, devo sì proteggere il mio calcestruzzo, ma non ho quella abitabilità o espongo delle persone a rischio radon, posso fare una valutazione anche di questo tipo e di questo genere qua. Ovviamente parlando di vasche per acque reflue, stiamo parlando di qualcosa che non è abitabile, pertanto la soluzione migliore è questa. Perfetto, prima di lasciarti andare avanti, che immagino siano l'esposizione dei diversi componenti che illustrano il sistema. Allora ci chiedono, tu hai presentato prima un bel grafico in cui facevi vedere fondamentalmente tre elementi che concorrono a questo tema della vasca bianca SICA. Ci chiedono che supporto fornite al progettista per arrivare a quel concetto, cioè nel senso se addirittura quasi spingono su un supporto progettuale. Volevo capire un attimino un po' più da te come, qual è il servizio, non tanto i materiali che mettete a disposizione, ma qual è il servizio. Ecco, allarghiamo la domanda così. Ok, vengo subito al dunque. Allora, questo è un servizio che SICA Italia riesce a fornire, soprattutto in situazioni come queste di vasca bianca, è un servizio che diamo gratuito, ovviamente, e andiamo a, non solo dobbiamo occuparci del mix design, di tutte le cure, ma avendo il progetto in mano, quindi solitamente spesso, anzi il 50% del mio lavoro sono sempre in contatto con i progettisti esterni, quindi avendo un disegno, quindi sapendo, avendo anche il tipo di manufatto, il tipo di opera da fare, è ovvio che noi diamo assolutamente questo tipo di assistenza. Quindi a livello di mix design per il calcestruzzo, a livello di giunti e a livello di progettazione dei giunti. Come vedremo poi avanti, andare a progettare nel posto giusto un tipo di giunto piuttosto che un altro fa tanto la differenza. E quindi siccome gli esperti, tra virgolette, dell'impermeabilità siamo noi, è giusto fornire al cliente questo tipo di servizio, ripeto, del tutto gratuito. E quindi ci interfacciamo sempre con il progettista strutturista. Noi abbiamo anche, io non sono ingegnere per carità, ma noi abbiamo due ingegneri ad oggi strutturisti, uno esterni in SICA, uno lo teniamo come supporto per il Nord Italia e uno giustamente a supporto del Centro e Sud Italia. Quindi è una figura per noi molto importante, un servizio fondamentale che noi diamo al cliente, con ovviamente preventivando il tutto, quindi formulando un'offerta non solo dei vari materiali, ma siamo in grado anche di andare a dire attenzione, ma cosa può incidere poi magari la mano d'opera? E attenzione, dico un'altra cosa, per avere una postuma decennale, per esempio, che noi la diamo, dobbiamo per forza di cose interessarci noi di questo, altrimenti l'assicurazione ovviamente non rilascia quello che è la postuma. Quindi è un servizio completo a 360 gradi che SICA Italia ad oggi fa normalmente. Perfetto, ti lascio andare oltre. Domande ne stanno arrivando, continuatele tranquillamente a scrivere, perché come vedete le raccolgo, alcune cose le teniamo per dopo, alcune interrompiamo direttamente. Però direi intanto di procedere con l'illustrazione dei vari elementi che compongono il sistema. Ok,
dobbiamo anche andare abbastanza spediti. Quindi il cristallizzante, l'impermeabilizzante per calcestruzzo, questo è fondamentale, quindi anche in caso di postuma decennale, è un additivo riduttore della permeabilità, base cristallina ovviamente. Lo ritroviamo all'interno dei pori capillari delle strutture cristalline insolubili permanenti ed è una tecnologia basata sullo sviluppo proprio di queste strutture cristalline autogeneranti, quindi c'è bisogno comunque della presenza di acqua, principalmente da sostanze chimiche, sabbie e silice, che in presenza di idrossido di calcio, attenzione, l'idrossido di calcio e la calce libera è un risultato della reazione chimica che avviene quando si incontra, quindi è la reazione dell'idratazione del cemento. Quindi noi abbiamo questo idrossido di calcio, questa calce libera, che in presenza con questo cristallizzante che noi mettiamo in massa all'interno del calcestruzzo, va a ricucire quello che è proprio appunto il calcestruzzo. Questa è una sequenza schematica anche questa, ma ho voluto portarvi questo tipo di foto vere, dal vero, proprio per essere ancora più incisivo. Come vedete, questo è un sasso, questo è un sasso, questo è un altro sassolino, questa è la nostra pasta cementizia, matrice cementizia. Vedete che questo bianco non è nient'altro che quell'idrossido di calcio che con la nostra sostanza passa da idrossido di calcio a carbonato di calcio. Quindi stiamo parlando di filler. Quindi filler, si va a creare del filler all'interno dei pori. Questo filler è polvere di marmo, per intenderci, questo filler va a tapparmi già i pori. Quindi considerato che un filler mediamente è da un 15-20 micron fino a 80 micron, mentre qui abbiamo visto in qualche slide precedente che i pori, la porosità capillare è da 0,1 fino a all'incirca un 10 micron, capite bene che nel momento in cui nasce, quindi questo filler all'interno mi tappa già uno, se non di più, pori. Quindi è molto efficace da questo punto di vista. I tempi di reazione, di cristallizzazione di questo sistema è molto simile a quelli dell'idratazione del cemento, quindi quei famosi 28 giorni che parliamo, e questo è come si presenta una crepa nelle varie stagionalmente. Ecco, questo siamo a tempo zero e qui siamo dopo un mese, dopo 2 mesi o dopo 3 mesi. Questo è l'effetto reale che abbiamo. Passiamo adesso ai water bar. Vi ricordate cosa sono i water bar? Sono quei nastri che ci permettono di suddividere, di trattare tutti i tipi di giunti che noi possiamo incontrare nella nostra struttura. Ovviamente servono per i giunti di espansione, di costruzione, di controllo del ritiro, quello che dicevo io, quindi l'induzione alla fessurazione, sono in PVC, ma possono anche essere di un materiale diverso a seconda il tipo, la presenza di materiale che abbiamo bisogno nella nostra struttura da impermeabilizzare. Alcuni dati tecnici quindi hanno una resistenza a trazione, sono tutti materiali ovviamente certificati e devono garantire queste performance. Quindi quelle più importanti sono la resistenza a trazione maggiore di 12 MPa, l'allungamento a rottura del 320%, resistenza a lacerazione e soprattutto pressione idrostatica, quindi da 5, 10, 15, ma vi posso assicurare che ne abbiamo fino a 60 barra anche 70 metri di colonna d'acqua. Una domanda che era arrivata già precedentemente, ma ho aspettato questo punto qua. Un professionista ci dice: mi chiedo perché i giunti sono tutti in gomma PVC e non di betonite. Grazie. Quindi tu hai accennato che possono essere di altri anche materiali, però magari vediamo di dare una risposta a questa domanda qua, di come mai quello che ha visto fondamentalmente è gomma e PVC. Allora io presumo che la domanda sia su più che sui water bar, sui water stop, nel senso che è più una questione di giunti, non in questa maniera come l'abbiamo vista in questa foto, come la vediamo qui, che andiamo, quindi ci aiuta, è un materiale che ci aiuta a sezionare, quindi le nostre patate, ma la domanda è più che altro in questo tipo di punti, water stop, quindi un qualcosa che mi fermi, perché c'è una differenza. Mi fermi
l'acqua a pressione in questi punti. Allora, solitamente la bentonite è un materiale che noi come SICA non utilizziamo più come water stop, quindi questa è la differenza tra un water stop e un water bar. Il water bar ci aiuta a sezionare le nostre platee, i nostri muri. Il water stop è una cosa che mettiamo tra un getto e l'altro, soprattutto sul verticale, ma spesso anche sull'orizzontale, come vedete anche qua. La bentonite, diciamo, è un materiale ad oggi superato, è quello di gran lunga ancora utilizzato, dobbiamo ammetterlo, ma sicuramente quello che noi utilizziamo adesso, ed è la prossima presentazione che faccio di questo profilo, è a matrice acrilica adesso. Quindi la bentonite è un materiale, a differenza della matrice acrilica, che lavora una volta, due volte, tre volte, quattro volte, poi fa fatica a lavorare. Quindi in un ciclo di bagno asciuga, quindi dove abbiamo una pressione costante, probabilmente il suo lavoro lo fa, ma soprattutto in una condizione di bagno asciuga è un materiale che va via per dilavamento, e lo si vede spesso nelle nostre vasche dove è stata utilizzata la bentonite, che per dilavamento, quando c'è magari un ciclo di manutenzione, nei vari spigoli, nei vari angoli dove è stata posizionata, si vede un po' di marrone scuro, di nero. Quella è nient'altro che la bentonite che per dilavamento viene via, mentre questi materiali che andiamo ad utilizzare oggi a matrice acrilica vengono testati, lo dirò poi dopo, anche se in maniera veloce, vengono testati per dei cicli in laboratorio fino a 1000 cicli, quindi li diamo a ciclo eterno. Ecco perché si usano questo tipo di materiale e non il PVC piuttosto che resine acriliche, piuttosto che la bentonite. Perfetto, perfetto. Intanto ci ha confermato il progettista che aveva fatto la domanda, che era proprio in riferimento al water stop, quindi il discorso delle riprese di getto. Perfetto, prego. Bene, vado avanti. Quindi abbiamo i giunti di, abbiamo già detto prima la differenza tra un giunto di espansione, quindi quando abbiamo la necessità di staccare le due strutture perché mi lavorano in maniera diversa, e sono quelle a cui bisogna prestare più attenzione, ovviamente. E quindi abbiamo dei water bar con un bulbo, quindi questo è il bulbo che mi permette di assorbire i movimenti, quindi delle due strutture. Ma abbiamo anche quelli normali, semplici, giunti di costruzione o di induzione alla fessurazione. Come funziona? È semplice, è per il principio del labirinto. Nel nostro caso l'acqua non viene dall'esterno come nel residenziale, ma abbiamo delle cisterne. È ovvio che in un impianto reflue, di acque reflue, non avremo mai questa condizione, ve lo dico subito, perché noi qui andremo a sigillare con dei prodotti protettivi, ovviamente, e faremo in modo che non arrivi mai l'acqua qui. Ma se disgraziatamente dovesse arrivare, funziona per il principio del labirinto, o meglio, allunghiamo più possibile il tragitto per l'acqua, perché più si allunga il tragitto, più si riduce la pressione, quindi meno avanti mi va e meno danni mi crea alla struttura. Ci sono quelli all'interno della struttura, come questi che andiamo ad annegare nelle nostre armature, ma ci sono anche quelli a fondo cassero o quelli esterni. Solitamente io li sconsiglio questi, perché immaginate, vedete la posizione, viene fatto solitamente sopra il magrone e prima del getto della nostra platea. Cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che quando noi andiamo a posizionare, e poi nei case history ve lo farò proprio vedere, quando andiamo a posizionare questo tipo di materiale, prima che arrivino i ferraioli, prima che arrivi il ferro, la movimentazione del ferro, noi col calcio struzzo e quant'altro, bisognerà, c'è questo. E quindi bisogna fare attenzione. Perché? Perché questo, per forza di cose, magari arriva una pedata, la si sposta, magari questo è un materiale che viene saldato direttamente in cantiere, magari qualche saldatura un po' più delicata, e allora una pedata una volta, una pedata l'altra, questo io a priori di solito lo scarto. Ma c'è da dire anche che a volte, in delle condizioni particolari, è veramente un salvavita, si risolve veramente tanti problemi. Ecco, noi nelle nostre vasche, a differenza, ecco, magari qui posso portare in causa una differenza sostanziale con il residenziale. Nel residenziale non andiamo mai a mettere un water bar in questa
direzione. È sufficiente andare a mettere un profilo idroespansivo e il nostro sistema di backup e quello mi garantisce già un'impermeabilità. Nel nostro caso di vasche, di impianti di depurazione, vasche di decantazione, anche delle semplici vasche di laminazione, che ultimamente vanno così tanto di moda, noi andiamo a mettere sempre un water bar, o perlomeno io prescrivo sempre di andare ad utilizzare questo tipo di water bar messo a coltello, proprio così, perché è quella che mi dà la maggiore garanzia ad una tenuta stagna, soprattutto quando abbiamo a che fare con materiali aggressivi. Ma potrebbe anche essere un esempio del genere, se abbiamo una parete, abbiamo qualcosa che ci faccia da controspinta, non è detto. L'importante è questo, è che il nostro sistema di water bar, se ricordate l'immagine di prima, come vi dicevo non può finire nel nulla, non può finire orizzontalmente, ma dovrà sempre seguire ovviamente anche lungo il verticale, non solo l'orizzontale. Quindi in questo caso sarebbe rappresentato qui da questo messo a coltello. Quindi in fase esterna, quindi o utilizziamo, ecco mi permette di dire quest'altra cosa, o utilizziamo sempre un tipo di water bar per tutta la struttura, quindi esterno, o utilizziamo sempre un water bar di tipo interno, perché i due non riusciamo ovviamente poi a collegarli. Quindi questo dobbiamo immaginarlo sempre come un circuito chiuso, un circuito elettrico chiuso. Ecco, questo è l'esempio da portare avanti. Passiamo ai water stop o profili idroespansivi. Questi profili idroespansivi, parla già chiaro, questa figura sono dei rotolini, quelli che abbiamo da 10 o da 20 metri, tipo delle girelle motta per intenderci, che andiamo a mettere su tutte, come ho detto prima, le interruzioni di getto verticale, quindi noi con una postuma decennale garantiamo quindi solo questo materiale a giunzioni verticali, quindi a tipo di giunti sul verticale, ma abbiamo anche, e qui mi ricollego al rispetto a un prodotto bentonitico, questo per esempio non deve essere chiodato e non deve essere messa la rete sopra, quindi ha una facilità di utilizzo estrema rispetto ai cordoli in bentonite. Ma ovviamente questo da solo non lo si può mettere nel getto, abbiamo bisogno sempre, vedete questa cartuccia piuttosto che il classico salsicciotto, che è lo stesso materiale però estrudibile, come per intenderci come un silicone, ecco, non è silicone mi raccomando, ma deve essere dello stesso materiale e deve avere le stesse caratteristiche di espansione ovviamente, e fa da collante tra il manufatto e questo cordolino. Lasciamo perdere i nomi e cognomi dei prodotti, andiamo alle caratteristiche tecniche. T-Casuel, quindi a contatto con l'acqua, immagazzina le molecole dell'acqua e questo le mette all'interno e questo produce questa espansione del materiale. È un'espansione che arriva fino al 300%, quindi un'ottima espansione, forse un pelino meno rispetto alla bentonite, ma è un'espansione reversibile, cioè mi si espande in presenza di acqua, mi ritorna in condizioni originali man mano che l'acqua defluisce e va via. Okay. E vado a occludermi ovviamente della presenza di vuoti come in questo caso. Quali sono i loro utilizzi? Lo utilizziamo nei giunti di costruzione, soprattutto sul verticale anche da soli, li utilizziamo tra una struttura nuova ed una esistente, li utilizziamo fondamentale in tutti gli elementi passanti. Per elementi passanti intendiamo tutti i tubi, le tubazioni, il tubo della pompa, il tubo della coclea, qualsiasi cosa mi attraversa il mio calcestruzzo impermeabile. Quello per noi è un elemento passante. Andiamo a trattarli. Se sono dei tubi di piccole dimensioni in PVC, ovviamente li tratteremo solo con l'estrudibile. Per quale motivo? Perché questo materiale, quando inizia ad avere la fase di espansione, abbiamo un valore di espansione molto forte, quindi abbiamo 16 megapascal come valore di espansione. Quindi attenzione, un tubo in PVC mi salta, me lo spacca, ecco perché è meglio andare con l'estrudibile che ha un'espansione molto più controllata. Poi andiamo per esempio a trattare tutti i vari distanziatori, fondamentale anche questa, è una piccolezza ma non possiamo trascurare questo particolare. Andiamo a trattare le strutture miste, quindi se non abbiamo solo del calcestruzzo ma abbiamo come in questo caso un pilastro in metallo, noi andiamo a trattarlo con questo materiale.
Vedete, la posa in opera è semplicissima, questo, e poi sopra andiamo ad attaccare il nostro profilino da 10 o da 20 metri e dopo mezz'oretta possiamo, per quale motivo lo facciamo? Per evitare che si muova nelle operazioni di getto del calcestruzzo, magari arriva il calcestruzzo con una certa pressione, me lo sposta, è bene tenerlo sempre in mezzeria e quindi per questo motivo utilizziamo l'estrudibile. Lo utilizziamo in elementi prefabbricati e lo utilizziamo anche, come dicevo prima, in tutti i tubi passanti. Abbiamo delle piccole accortezze proprio per l'espansione, la forte espansione che c'ha, dove se in presenza di un muro confinato con dei ferri di armatura bastano 20 cm, non c'è nessun tipo di bisogno di altro. Ma se abbiamo un muro dove non abbiamo dell'armatura, non è confinato, ma sono rari questi casi, abbiamo bisogno di uno spessore del muro decisamente più ampio, quindi almeno un 30 cm. Adesso spendiamo due parole veloci sul sistema di backup che parlavamo prima, quindi il sistema di SICAFU, quel tubicino iniettabile, che non è nient'altro che un tubicino che noi lasciamo morente in tutta la nostra parte periferica della vasca, è di colore giallo, ok? Vedete il funzionamento, spiego velocemente il funzionamento. Questo è un tessuto esterno che permette a queste alette, a queste strisce di neoprene, nel momento in cui mi arriva, quindi la fase di iniezione, nel momento in cui mi arriva la pressione e la resina mi si allarga, e quindi da questi fori fuoriescono le resine che vanno a bloccarmi tutti i vuoti, e nel momento in cui mi va in depressione, quindi dopo solitamente una mezz'oretta magari di pressione, si manda il sistema in decompressione, queste alette ritornano nella loro posizione grazie a questo tessuto esterno, e quindi io posso, quindi non facendomi rimanere lì nessun tipo di residuo di calcestruzzo piuttosto che di resina, quindi mi va a chiudere nuovamente ermeticamente il tutto, e posso utilizzarlo anche per un'eventuale seconda iniezione, terza o quarta. Quindi non è detto che serva dopo un anno, dopo un mese, dopo 10 anni, può anche servire dopo 20 anni. Io ho questa reiniettabilità ed ecco perché è un sistema di backup. Non andiamo ad iniettarlo, non andiamo a farlo lavorare da solo, ecco come schematizzato qui, questo è, l'abbiamo messo da solo proprio per uno schema, per far capire il funzionamento. Come funziona? Tramite delle scatolette di derivazione, anche qui molto simile ad un impianto elettrico, abbiamo un in e un out, abbiamo, considerate che abbiamo una scatoletta ogni 10, massimo 12 metri, proprio per evitare che si intasi il tubo, quindi per noi questa è la giusta dimensione, ogni 10-12 metri abbiamo un in e un out, quindi sezioniamo le nostre vasche, nel nostro caso, ogni 10-12 metri e riusciamo a trattarle anche singolarmente. Ripeto, è un sistema di backup che non lasciamo mai da solo, e poi vedremo il perché e come viene utilizzato, in abbinato con un altro sistema. Questo è come lo si vede in una vasca. Vedete questa vasca che è messa al filo prima del nostro pannello, pannello d'oca piuttosto che pannelli metallo. Questa scatoletta va proprio a essere contro il pannello, quindi il calcestruzzo la riempirà totalmente, ma non la riempirà al suo interno, quindi verrà annegata esternamente, ma non il suo interno. Vedete che per distinguere un in e un out è importantissimo avere dei colori, dei tubi diversi, e quindi siccome questo è proprio un kit, è in kit da 200 metri, abbiamo già tutto l'occorrente in cantiere, ci arriva già tutto l'occorrente, proprio tutto il kit, quindi il tubo giallo, questa gomma di questo colore verde, bianco, e anche addirittura i tassellini da fissare ogni 20 cm questo tubo, sempre dovuto a che non si sposti durante le fasi di getto del calcestruzzo. Ecco, questo è un sistema, per esempio, sul residenziale facciamo sempre così, sulle vasche di laminazione, quelle piccole, direi da 50 a 100 metri quadrati, utilizziamo anche qui questo tipo di schema, quindi non andiamo a mettere il water bar a coltello, ma andiamo ad utilizzare i due sistemi, quindi il nostro water stop, matrice acrilica, più il nostro sistema di backup. Nel caso nostro di vasche, impianti di depurazione e in vasche di decantazione, andiamo a utilizzarlo sempre ed esclusivamente
così, con un sistema di backup accanto. Quindi cosa vuol dire questo schema? Cioè, io per prima, la cosa che faccio lavorare, se dovesse esserci un'infiltrazione, deve essere questo elemento. Il primo elemento deve essere il water bar. Se c'è qualcosa che non ha funzionato bene, perché durante le fasi di getto c'è stato un nido di ghiaia, un qualcosa, quindi io qui ho un'infiltrazione d'acqua, allora successivamente vado a iniettare. Quindi ecco perché sistema di backup. Fino adesso c'è da dire che non è stato mai utilizzato ad oggi come sistema di backup delle nostre opere, ma non è un vanto, è una questione di numeri. Prima o poi capiterà che ci sarà da utilizzarlo subito, poco prima della messa in opera di un... Però, ripeto, è una precauzione in più e obbligatoria nel caso di rilascio di postuma decennale da parte di SICA. Questo addirittura è come trattiamo un giunto di movimento. Le criticità, come vi dicevo prima, sono maggiori, di conseguenza abbiamo bisogno di un sistema di backup da una parte della struttura e un sistema di backup dall'altra parte. Quindi questo è come funziona. I materiali con cui vengono fatte le iniezioni sostanzialmente sono quattro. Possiamo utilizzare delle resine possidiche o delle resine poliuretaniche. Però vi dico subito una cosa, se andassimo ad utilizzare questo tipo di materiale all'interno, ci spariamo il colpo subito in una volta sola, perché non può più essere riutilizzabile. Se invece, anziché questo tipo di resine, andiamo ad utilizzare dei microcementi o delle sospensioni cementizie o delle resine acriliche, abbiamo la possibilità, tramite delle pompe vacuum, quindi delle pompe che poi andiamo ad innestare, a lavare questi tubi con acqua, e quindi mi diventano reiniettabili di una seconda, terza, quarta volta. Questo è doveroso. Quindi, scusa, una domanda era proprio questa, sulla manutenzione di questo sistema. Quanto, come deve essere prevista, deve essere fatta subito dopo? Perché ci chiedevano appunto questo, se può essere usato qualsiasi tipo di resina, ma ce l'hai spiegato, e come avviene la pulitura di questo sistema fondamentalmente. Quindi magari parliamo di manutenzione, cosa deve essere adottata per tenerlo funzionante al meglio, ecco. Ok, allora funziona così. Nel momento, anzi, mi riporto a qualche slide, a questa slide. Allora, io ho una scatoletta da una parte, qui non ce l'ho, ma immaginiamo che ci sia un'altra scatoletta. Io andrò ad iniettare nell'in da questa parte, iniettare della resina. Dall'altra parte c'è l'altra scatoletta, tiro fuori e quindi inietto la mia resina e mi fuoriesce dall'altra parte. Quindi so di non avere nessun ostacolo nei tubi. Nel momento in cui mi fuoriesce, quindi qualche litro di resina, tappo immediatamente da questa parte tramite una pinza apposita, tappo e mando in pressione il circuito. Quindi da qui ho una pompa che mi spara anche a 100 bar, per intenderci, a pressioni di 100 bar, quindi pressioni molto alte, mi spara questa resina all'interno. Dall'altra parte è chiuso, quindi se abbiamo delle infiltrazioni, dei vuoti, questa resina mi uscirà da quei forellini che abbiamo visto prima nei tubicini e andrà ad occludere il tutto. Dopodiché, fatto ciò, solitamente c'è una pot life intorno dai 20 ai 40 minuti, dai 30 ai massimo 60 minuti. Dopodiché cosa faccio? Stacco la pinza dall'altra parte, mando quindi in depressione l'impianto e stacco quella pompa, attacco una pompa vacuum che non è nient'altro che una pompa che mi spara all'interno dell'acqua, quindi mi va a pulire il tubo all'interno e dopodiché siamo pronti per una nuova iniezione. Quindi questo per quale motivo serve? Se malauguratamente io ho un nido di ghiaie da una parte, non è detto che non ne possa avere un altro, quindi in un primo ciclo vado ad occludere il primo. Non è detto che la lavorabilità della resina, perché non dimentichiamo che abbiamo anche delle tempistiche ben precise da rispettare, perché le resine hanno una loro lavorabilità, come per il calcestruzzo, non è detto che possa occludere anche il secondo nido di ghiaia. Quindi ho bisogno di una seconda iniezione. Ecco per quale motivo è importante, secondo me, non utilizzare una resina epossidica, ma utilizzare delle resine acriliche o dei microcementi. Ok? Quindi dovremmo... Certo, aver risposto. Sì, perfetto. Andiamo oltre, stanno arrivando delle domande.
Sì, ma penso che siamo verso quasi la fine, di modo poi da lasciare spazio anche a qualche domanda, giusto? Ottimo, Assolutamente. perfetto. Vi do una bella notizia, siamo quasi alla fine. Ok, quindi il sistema Sikadur Combiflex, cos'è questo? Era l'ultimo nel nostro schema. È quello che utilizziamo spessissimo, come si vede dalla figura, anche questo nei giunti di movimento. Non è nient'altro che una bandella in poliulefine, quindi già anche abbastanza resistente da un punto di vista chimico, incollata ad un supporto con della resina epossidica. È un sistema, anche questo, come dicevo prima, ad altissime performance, ad alto o ad altissime performance, base quindi di poliulefine. Per esempio, vengono saldate, finito un rotolo, viene saldato, le testate vengono saldate con uno strumento semplice, un phon, un po' più potente del nostro phon di casa. Il classico phon da cantiere viene, ad aria calda, quindi incollato un pezzo sull'altro, ma sempre rigorosamente a sandwich, tra una prima porzione di resina epossidica sotto e un'altra sopra, dove viene utilizzato proprio nella gestione di acque reflue, proprio negli impianti di depurazione, nei giunti addirittura anche di copertura, nei tunnel, in impianti di trattamento acque, l'ho già detto, nelle piscine, bacini per il contenimento anche di acque potabili, spesso. E quali sono i vantaggi di questo tipo? Si adatta molto alle geometrie della costruzione, è facile da lavorare anche con dettagli molto molto complicati, facile da riparare, è resistente agli UV, resistente ad alcuni agenti chimici, ha un'eccellente adesione su tantissimi supporti, quindi che sia calcestruzzo, che sia ferro, che sia acciaio, qualsiasi cosa. Abbiamo la possibilità di sovrapplicazione, per esempio, di malte. E con materiali epossidici. Questa è una piccola grande soluzione. E poi non dimentichiamo, questo è un materiale che abbiamo in gamma da tantissimi anni e quindi abbiamo anche i nostri tecnici, per meglio dire, hanno alle spalle un'esperienza tale da risolvervi veramente il 99% dei casi con un materiale del genere. È giusto parlare anche di quali possono essere i limiti. Magari l'applicazione difficoltosa in particolari situazioni, quindi freddo, pioggia, umidità. Questo mi permetto di dire, più che un limite della bandella in poliulefine, è un limite della resina epossidica, il freddo, la pioggia, l'umidità. Sappiamo che non va molto d'accordo con la resina epossidica. Che potrebbe essere necessaria una protezione in casa di reinterro. Le temperature di servizio, ecco, a volte è importantissimo non solo la sostanza con cui abbiamo a che fare aggressiva, ma è importante anche la temperatura di esercizio. Fino a 40 gradi in uno stato umido non abbiamo problemi, ma se dovessimo avere dei contenuti in vasche da 60 gradi, che può capitare nella realtà, è ovvio che questa non è una soluzione che possiamo decidere. Dicevo prima che questa ha già delle resistenze chimiche, ci permette. Permette delle lunghe esposizioni in presenza di acqua di mare, di soluzioni saline, di acque reflue, di bitume, lunghe esposizioni quasi verso il permanente a questo tipo di soluzioni, mentre il limite può essere che non abbiamo la massima garanzia anche a temporanee esposizioni di leggeri oli, di carburanti, di alcali diluiti, acidi, etanolo e quant'altro. Questi, bene o male, possono essere i limiti. Ma questo, per esempio, vi porto una foto di cantiere, sono impianti dove viene utilizzato. Questa è una cosa che si sta verificando molto in Italia e lo dico proprio a voi che sicuramente ci saranno anche molti progettisti tra di voi. Ultimamente mi sta capitando, giusto per darvi delle zone geografiche, in Piemonte, ma anche in Veneto, e parte della Lombardia, la parte lombarda più vicina al Veneto, capita di fare spesso degli impianti di depurazione piuttosto che delle vasche, di usare, anziché dei casseri, usare dei casseri a perdere con delle lastre doppie, lastre predal. Mi sta capitando sempre di più. Questo potrebbe essere un esempio. È ovvio che tra una lastra predal e l'altra, sono delle lastre che si usano in prefabbricazione, portanti ovviamente, e vengono messe, vedete, anziché orizzontalmente come solitamente vengono messe per utilizzare dei solai,
con la funzione di solai, vengono messe in verticale proprio come cassere a perdere. All'interno si getta il calcestruzzo, ovviamente additivato anche con il cristallizzante, ma poi, pur quanto potessimo impegnarci a metterle una accanto all'altro, qui non saranno mai esattamente stagne, quindi andiamo a trattare queste doppie lastre, andiamo ad unirle una con l'altra con questo sistema, quindi la sigillatura dei conci prefabbricati in calcestruzzo. È un qualcosa, è un fenomeno che negli ultimi 2 anni si sta sempre più verificando in Italia. Questi sono dei canali, quindi dei sistemi di impermeabilizzazione, e qui mi collego invece al discorso che oggi abbiamo parlato, abbiamo strutturato tutta la nostra giornata, tutta la nostra ora a disposizione sulle strutture nuove, ma attenzione, ci sono diversi materiali. La maggior parte di questi materiali possiamo utilizzarli anche per ripristino, ecco, come in questo caso canali. Qui ci sono chilometri e chilometri di combiflex. Questo è proprio un ripristino, un classico ripristino. Questo è il ripristino, per esempio, di una vasca di decantazione. Anche qui abbiamo il loro uso. Qui mi fermo perché ho piacere di portarvi direttamente in cantiere. Non farò il classico case history, ma cercherò di portarvi l'esperienza netta, proprio viva, di cantiere, per poter un attimino non solo vedere in che modo ci può aiutare, ma cercare di vedere, di capire anche le criticità a cui si va incontro spesso in questo tipo di cantieri, quindi di acque reflue, impianti di depurazione, e risolverli, o perlomeno dare un'idea già chiara, sin da subito all'inizio. Spero magari di andare un pochino rapido su questa parte, di modo da lasciare ancora poi qualche minuto relativo alle domande. Sono molte, ne cercheremo di fare qualcuna, ma almeno di dare una risposta ad alcuni professionisti. Prego intanto Giuseppe. Ok, quindi vado avanti. Questa è una classica foto di cantiere che tutti noi, bene o male, questo è quello quando arriviamo in cantiere. Nella migliore delle ipotesi noi troviamo questo, quindi acqua, fango, magari stanno facendo delle palificazioni e quindi troviamo ferro, mezzi d'opera, ma questo sono sicuro che non vi stia dicendo nulla di nuovo. Ovviamente ho collocato queste slide con una sezione temporale, quindi stiamo arrivati in cantiere, siamo già nelle opere, noi suddividiamo in pregetto, platea, post getto platea e post getto muri di elevazione. Questi sono i materiali che dobbiamo andare ad incastrare nella nostra vasca bianca, e quindi la suddivisione temporale è questa che vi ho appena accennato. Questo è un classico esempio di un water bar, quindi noi dobbiamo suddividere le nostre vasche, vedete sotto tutti i vari tubi, tubicini e quant'altro, questi di come vengono saldati, quindi è un materiale facilmente saldabile, lo facciamo direttamente in cantiere e viene fatta direttamente sul posto. Cosa vuol dire questo? A parte che abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno di niente, di nessuno, solo il fatto di saldare direttamente il loco. Ma attenzione, riusciamo veramente a non avere spreco di materiale, a non avere sprido di materiale. Una cosa, al giorno d'oggi ci viene sempre, purtroppo, sempre di più chiesto, le ottimizzazioni. Ottimizzazione vuol dire anche questo. Se io in tutti i miei materiali non considero, o perlomeno anziché considerare un 10-15% di sprido, ne considero l'1, massimo 2%, beh, signori, sono sempre dei soldini comunque risparmiati. Questo è come si vede, quindi le saldature. Questa per esempio è una saldatura a nido di rondine che facciamo direttamente in cantiere, questa è un'altra. Ecco, queste cose, solitamente queste saldature non le facciamo esattamente qui, ma io sono dell'idea, ovviamente pigro, di fare meno fatica possibile, quindi a me piace lavorare con la schiena alta e non bassa. Quindi si prenderà un bel tavolo, o se ci sono degli uffici piuttosto che uno stanzino, qualsiasi cosa, si lavorerà. Quindi vedete che qui è tagliato, qui è tagliato, qui è tagliato e qui è tagliato, quindi conseguentemente poi saldato. Si farà questo direttamente al comodo, tra virgolette, e poi in cantiere si viene, si mette questo, si fanno solo delle saldature di testa, che sono quelle più semplici. Quindi sono tanti piccoli escamotage che ci semplificano il lavoro in cantiere.
Questo materiale, Waterbar, è bellissimo questo sistema, è molto semplice perché, vedete, ci garantisce anche di poter gestire con una certa facilità anche gli sbalzi di quota delle nostre platee, delle nostre fondazioni. Vedete, questo nel riquadro è la foto scattata da questa parte verso questa. Quindi, siccome noi in cantiere avremo, ovviamente questa è una parte di una vasca all'interno di un'altra vasca. Abbiamo una quota differente, quindi qui siamo più in basso. Quando arriverà il momento del getto del calcestruzzo, inizieremo dalla quota più bassa, ovviamente. Quindi andremo a gettare il nostro calcestruzzo qui, dappertutto. Dopodiché, vedete che senza interrompere il getto, passeremo la pompa da questa parte a questa parte, quindi da questa parte a questa parte, e continueremo con il nostro getto. Siccome c'è un cambio di quota, questa parte qui, che è questa, mi funge da cassero, ma come vedete bene, visto che proseguiremo, siamo in grado di proseguire il getto in un singolo momento, quindi in un unico getto, noi per evitare che quindi qui una eccessiva pressione del calcestruzzo mi vada a fare il solito effetto materasso, perché voi qui immaginiamo tutto completo fino a questa altezza all'incirca. Poi qui metterò dell'altro calcestruzzo per arrivare a questa quota, quindi che è ben più in alta, almeno 50 centimetri se non 70 più alta, ho una certa pressione e qui mi fa l'effetto materasso. Bene, andiamo a mettere un'altra tavola o altre due tavole proprio per evitare questo e proseguiamo con il nostro oggetto. Quindi questi water bar ci semplificano veramente la vita e questo può essere un esempio. Qui ho portato una vasca un po' più complicata. Per quale motivo un po' più complessa e complicata? Perché vedete, innanzitutto qui è un water bar non per sezionare la nostra platea, ma è proprio quella che dicevo a coltello, che mi faccia un giunto stagno tra la parte orizzontale e il verticale. In questo caso abbiamo degli alti spessori, quindi il dimensionamento del water bar dipende da tante cose, dipende dal battente d'acqua che abbiamo a che fare, dipende dallo spessore della nostra platea o dei nostri muri, dipende da diverse cose. In questo caso abbiamo utilizzato un water bar, quindi questi nastri arrotolati da 15 metri fino a 25 metri, nastri larghi 50 centimetri. 50 centimetri sono già tanti. Cosa vuol dire essere tanti? Vuol dire che abbiamo tanto materiale, vuol dire che pesano parecchio, quindi ci può essere qualche difficoltà in più nella posa in opera di cantiere e non dobbiamo dimenticare questo aspetto. Quindi dobbiamo considerare che qui si procederà con dei tempi un po' più lunghi, ecco, rispetto alla norma. Ma altra cosa che voglio sottolineare è l'irregolarità di questa vasca. Noi sappiamo che, per ricollegarci al discorso del cristallizzante e del ritiro, sappiamo che un indice di forma più regolare possibile va a tutto vantaggio del ritiro. Un indice di forma irregolare, quindi più la forma irregolare, più abbiamo all'interno del calcestruzzo, tra il calcestruzzo e ovviamente tutti i ferri di armatura, abbiamo delle tensioni all'interno del calcestruzzo differenziate, con dei movimenti differenziati, e quindi è molto più facile avere delle crepe. Avere delle crepe non controllate, quindi a quel punto non comandiamo noi, comanderanno le tensioni. E quindi ecco perché in una vasca del genere, in un mix design, in un calcestruzzo del genere, io non farei mai mancare, oltre che al cristallizzante, andrei a mettere anche un antiritiro all'interno. Quindi questo è il caso di quando si va ad utilizzare un antiritiro all'interno delle fibre strutturali, possibilmente polipropilene, e oltre il nostro cristallizzante, perché anche se dovesse scapparmi una crepa, ma mi rimane sempre al di sotto dei famosi 300 micron, sicuramente, che è il valore di scheda tecnica che noi diamo massimo come che ci faccia da ponte, da cicatrice il cristallizzante all'interno. Non mi dilungo, questa è una novità, ve la dico subito. Nella seconda parte dell'anno noi utilizzeremo questo sistema per il momento solo e esclusivamente nelle vasche di laminazione, che quindi abbiamo delle problematiche un po'
abbiamo meno problematiche rispetto alle vasche reflue. Qual è la novità? Che non andremo più ad utilizzare questo tipo di soluzione innestate nei ferri di armatura, quindi non dobbiamo più andare a cambiare l'armatura, ma andiamo ad appoggiarla e sfruttiamo soltanto, io pretendo il 4, anzi addirittura un 5 centimetri di copriferro, quindi della nostra platea, andiamo ad annegarlo sopra e andiamo ad appoggiarlo direttamente sul ferro. Come vedete in questa, non so se si vede, qui abbiamo questa pallina rossa, non è nient'altro che un waterstop già inserito all'interno del nostro water bar, quindi dove che andrà a contatto con i ferri. Quindi proprio per una maggiore sicurezza utilizziamo questo tipo di water bar con già all'interno il nostro water stop. Questo ci faciliterà molto la posa in opera e anche la posa proprio dei ferri in fase di armatura della nostra struttura. Ecco che vi dicevo, questo è il classico water bar a fondo cassero. Questo water bar a volte ci risolve la vita, ma a volte diventa complesso, veramente molto molto complesso gestirlo. Quindi è veramente da fare una scelta oculata, ponderata, sicuramente all'inizio di un progetto. Ecco perché, e questo ovviamente dobbiamo essere noi a consigliarvi meglio, perché questa è una figura tutto sommato semplice. Questa che vi mostro è esattamente l'opposto. In più abbiamo un'altra aggravante. Qui siamo sull'orizzontale. Qui siamo parte in orizzontale, ma tutto questo è sul verticale. Signori, diventa abbastanza difficile poi andare a... Non è impossibile, diventa difficile, ma io nel trattamento di acque reflue, nel trattamento di impianti di depurazione, devo semplificarmi la vita, non devo andare a complicarmela. Quindi io boccerò sempre l'utilizzo in questi settori di questa tipologia. Dopodiché arriviamo alla fase di getto. La fase di getto, ad oggi abbiamo la tecnologia in Italia, abbiamo l'esperienza, abbiamo i materiali, abbiamo la manodopera per poter gestire, direi, quasi tutti i tipi di problematiche legate ai getti. Per esempio, qui siamo in un'area di quasi 2000 metri quadrati, per l'esattezza 1700 metri quadrati, 1000 metri cubi di calcestruzzo gestiti in un unico getto. Cosa si fa? Pompa da una parte, beton pompa dall'altra, si inizia dall'esterno, le due pompe iniziano contemporaneamente dall'esterno verso l'interno e si evita il cosiddetto giunto a freddo. Cioè qui il calcestruzzo probabilmente è già in presa o in fase di presa, quando si incontreranno siamo sicuri che i due calcestruzzi sono perfettamente fluidi non appena si incontreranno e quindi evitiamo il famoso giunto a freddo dei due materiali. Questo è come lo si può vedere in fase di post getto, quindi un water bar che mi fuoriesce dalla mia platea e come ho detto sempre deve essere un circuito chiuso, quindi mi prosegue anche per il verticale. Questa è la vasca più semplice, tra virgolette, dove vi ricordate quando ho accennato il fatto che il nostro sistema di backup non lo utilizziamo mai da solo, ma sempre accompagnato con un sistema. Nel nostro mondo, acque reflue, impianti di depurazione, anziché questo profilo idroespansivo, abbiamo sempre il nostro water bar. In questo caso è una vasca semplice, può bastare quello che è un profilo idroespansivo, ma sempre abbinato a un qualcos'altro, mai da solo. Spendo le ultime due parole e poi mi zittisco. Una cosa, quando abbiamo a che fare con nel nostro genere, nel nostro caso, quindi piatti di depurazione, vasche reflue, c'è un controllo, fortunatamente c'è molto controllo, c'è un serio controllo da parte dell'impresa, perché già è un tema abbastanza caldo di suo, quindi l'impresa fa il meglio, lavorerà al meglio, c'è solitamente su queste opere c'è una direzione lavori ed è molto attenta a tutte le varie fasi, dico solitamente, c'è SICA che comunque ha l'obbligo in fase, soprattutto in postuma, se rilascia una postuma decennale, ha l'obbligo di assistere, ovviamente non può essere parte integrante del cantiere,
ma sicuramente deve avere una supervisione su tutte le fasi, su tutto quello che ho descritto fino adesso. Ci deve essere sempre una supervisione da parte di SICA, e quindi diciamo che c'è un ottimo controllo, quindi difficilmente ci sfugge qualcosa. Dove bisognerà fare molta attenzione? Nelle piccolezze. Cosa possono essere queste piccolezze? Ho portato lì un esempio. Questi sono dei distanziatori, quelli che avevo detto prima. I distanziatori tra una pannellatura e l'altra, in questo caso sul verticale, devono essere trattati uno ad uno. Ogni distanziatore, questo è un canale di acqua, dall'interno verso l'esterno e viceversa. Quindi uno per uno va trattato. Non va trattato col nastro, ma va trattato con l'estrudibile. Quindi proprio perché siamo in PVC e rischiamo di spaccare la cosa. Vi dirò di più, non andiamo a fare solo questo tipo di trattamento, ma una volta scasserato tutto, dall'altra parte i tappi, quelli che mi danno in dotazione, cioè non li faccio nemmeno mettere, perché non sono a tenuta stagna. Quindi si va con una mazzetta, si va tipo all'antica maniera a far saltare completamente la testa e si va a mettere, si va a spatolare della resina epossidica, proprio su ognuno di questo e su ognuno di questo, sia nella faccia interna che nella faccia esterna del nostro manufatto. Uno per uno vanno trattati. Punto. Quali possono essere le accortezze da fare? Questa è una scatoletta di derivazione per il nostro sistema di backup. Allora, sulla destra vediamo il corretto posizionamento. Vedete, questo è a terra si intersecano qui, dopodiché mi partono i due tubetti in e out e io posso gestire. Questa è un'installazione in cantiere sbagliata. Vedete che anziché il tubo partirmi da terra, quello dell'in e dell'out, mi partono alto. Io qui sotto non c'ho un'infiltrazione d'acqua. Io qui dentro c'ho un tunnel d'acqua, c'ho un traforo di acqua. Quindi questa è una cosa assolutissimamente da evitare in cantiere. Queste sono le piccolezze di cui parlo. Facciamo delle opere mastodontiche, mettiamo tutte le accortezze del mondo, poi è importante dare la giusta importanza proprio anche alle piccolezze. Sembrano piccolezze, ma in realtà non lo sono. Vedete, io mi munisco di bomboletta verde, vado per il cantiere e sottolineo, fotografo, tutte le cose che non vanno. Il nostro sistema di backup qui non va bene. Questo è del calcestruzzo sotto il nostro sistema di backup, si prende il martello, 10 minuti si risolve tutto e questo si mette a terra. Con la scusa che è il nostro, passiamo all'altra foto sulla destra, con la scusa che il nostro, la nostra matrice acrilica, quindi il nostro water stop, inizia la reazione di espansione dopo almeno 36 ore, io dico sempre in cantiere, signori, possiamo anche metterlo negli spazi di tempo a noi più opportuni o più convenienti, possiamo metterlo anche il giorno prima, la sera prima del getto, per quale motivo? Che se dovesse arrivare un temporale di notte, siamo sicuri che il giorno dopo non è ancora partita la reazione di espansione. Ma poi vado nei cantieri e posso trovare questo tipo di risultato. Alla domanda, quando è stato messo questo water stop a terra? Come ci hai detto tu ieri. Bene, non è vero. Questo si vede l'effetto biscia, quindi qui è già partita l'espansione. Se la pioggia di stanotte non ha fatto niente, ma probabilmente l'acqua che c'era in cantiere o magari il temporale di 3 giorni fa ha fatto sì che sia partita qui la nostra reazione. E questo non va bene, perché io non posso andare a gettare il calcestruzzo su un qualcosa di espansivo che poi quando va via l'acqua si ritira e mi crea già di suo dei vuoti. Quindi con questo mi zittisco, sono a disposizione. Allora, grazie Giuseppe, effettivamente ieri ci aveva anticipato il tuo collega che saresti stato molto sul pezzo, diciamo così, molto preparato per questi argomenti e oggi lo hai dimostrato. Allora, io farei qualche domanda, sono domande, faccio sempre questa premessa qua, arrivano domande molto secche, io cerco di catalogarle per argomento, alcune vanno un pochino interpretate perché qualcuno è molto sintetico in queste chat. Altre cose che posso dire sulle domande che magari sono questioni già affrontate, però magari vediamo di dargli una un'occhiata in più, insomma, dare un attimino
un elemento in più. Allora, partiamo un pochino da quelle che sono arrivate all'inizio sulle tematiche che hai trattato un po' di più nella prima parte. Il tema del cristallizzante. Ci chiedono se il cristallizzante è compatibile con tutti i tipi di cemento o lavora meglio con alcuni tipi. No, allora rispondo subito, ma qui si apre un grossissimo tema, ma non è il caso, però rispondo brevemente. Allora, diciamo che il cristallizzante funziona soprattutto con i cementi Portland al calcare, con altri cementi tipo alla loppa, tipo al cementi pozzolanici. Mi funziona molto 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 meno. Per quale motivo? Perché questo tipo di cemento, come dicevo prima, sviluppano sicuramente, anzi decisamente meno calce libera, quindi non ha modo o comunque non si innesca bene quel tipo di reazione. Quindi piuttosto che andare su questo tipo di cemento, ecco perché partendo da una progettazione, è bene rimanere su dei cementi al calcare, quindi di tipo Portland, e siamo sicuri, anche qui abbiamo la nostra sicurezza che il tutto, ecco, funzionerà. A meno che non ci siano delle, aggiungo, apro la parentesi e qui la chiudo, a meno che non ci siano delle richieste specifiche, e in questo caso ci vuole un cemento specifico per i solfati, per esempio resistente ai solfati, dove in quel caso dobbiamo andare a utilizzare per forza di cose il cemento e quindi utilizzeremo magari altri sistemi. Ma la morte migliore del cristallizzante sicuramente lo è con un cemento di tipo Portland 1 o 2 al calcare. Perfetto, risposta già anche alla seconda domanda che è arrivata sul cristallizzante, che aveva proprio a che fare con questo tema del calcare. Quindi abbiamo dato risposta anche a quella. Allora, hai concluso la parte, la tua relazione, fondamentalmente concentrandoti molto sui dettagli, sulla lavorazione di cantiere, sull'attenzione che bisogna avere a questi aspetti. Un progettista ci chiede anche se offrite supporto anche per progetti un po' più piccoli, come può essere la vasca sul residenziale. Quindi esce un attimino dal tema che ci siamo dati delle strutture per acquerifere, trasporta giustamente questo sistema all'interno del residenziale e ci chiede se anche per progetti di quel tipo offrite un supporto. Assolutamente sì. Soprattutto, allora, se si parla della piccola villettina di una bifamiliare, ma lo diamo anche in questo caso. È ovvio che qui è tutto, nelle acque reflue è tutto più amplificato. Mi sembrava doveroso andare nei particolari proprio perché è tutto un sistema già complesso di suo. In una villetta, nella maggior parte dei casi, nel residenziale è tutto più semplice, quindi anche il nostro intervento, anche la nostra supervisione, anche ad uno stato di progettazione, è tutto molto più semplice. Quindi la risposta è decisamente sì, diamo un supporto. Ovviamente per un condominio da 9 piani ci vorrà un tipo di supporto che daremo, per una villettina piuttosto che una bifamiliare daremo un altro tipo di supporto, ma lo daremo. Posso uscire io in prima persona, possono uscire anche i miei collaboratori o magari l'agente di zona piuttosto che il funzionario di zona. Comunque, sempre e comunque diamo un supporto. Questo vi posso tranquillizzare. Perfetto, perfetto. Allora, questa credo che abbia a che fare ancora con il cristallizzante. Ci chiedono se l'additivo impermeabilizzante si usa per chiudere i pori oppure eventuali crepe e fessure da ritiro oppure entrambi. Allora, diciamo che il nostro cristallizzante fa sia uno che l'altro, quindi dà una mano sicuramente alla porosità capillare, ma non è il suo primo scopo. Il suo scopo principale è quello di cicatrizzare quindi le crepe. Diciamo questo, non facciamo confusione invece con gli additivi idrofobizzanti, che quelli vanno sì ad occuparsi proprio ad impermeabilizzare il calcestruzzo, a idrofobizzare il calcestruzzo e quindi agendo attivamente alla porosità capillare. Ma ripeto, quello è un altro discorso. Il nostro cristallizzante fa sia uno, dà una mano al ridimensionamento di questa porosità capillare, ma soprattutto il suo scopo è quello di cicatrizzare, essendo in massa, quindi una crepa.
Ok, perfetto. Allora, vediamo di cambiare un attimino argomento. Prima avevi parlato di creare un labirinto fondamentalmente per ridurre il passaggio d'acqua. Ci chiedono se la teoria del labirinto è se con la teoria del labirinto è garantito il bloccaggio del flusso d'acqua o comunque l'acqua, seppur in minor quantità, può passare. No, assolutamente. Allora, si sta parlando probabilmente il principio del labirinto sul water bar. Allora, il water bar, se ben posizionato, ecco, non posso purtroppo andare a dire tutto, ma ne approfitto per dirlo adesso. Il water bar non sarà mai appoggiato, sui nostri ferri di armatura, ma sarà tenuto sempre in sospeso, quindi legato con delle clips che vengono fornite assieme al water bar, con dei classici fili di armatura all'armatura principale, secondaria, all'armatura proprio che abbiamo della nostra platea in questione o dei nostri muri. Per quale motivo non va mai a contatto? Perché noi dobbiamo garantire almeno 2 cm di spessore di calcestruzzo in tutta la sua parte, quindi il water bar deve essere annegato dappertutto, senza discontinuità, da un calcestruzzo. Se io ce l'ho in mezzeria, come ho fatto vedere prima, quindi ho un'induzione alla fessurazione in mezzeria, io devo sapere, quindi vi garantisco io, che lateralmente il calcestruzzo è già sempre in adesione, e quei 2 cm almeno di adesione, prima che ci sia una bacchetta di ferro, mi garantiscono il non passaggio, l'impermeabilità stagna, quindi la non permeabilità dell'acqua. Quindi dove c'è un water bar è garantito, con la giusta e corretta posa in opera dei vari materiali, è garantita una tenuta stagna, sempre ed in ogni caso. Perfetto. Allora, vediamo di cambiare argomento con le ultime domande. Ce ne sono tante, ma poi le gireremo all'azienda. Come ho detto, tutti avranno una risposta. Allora, ci chiedono se il Combiflex funziona anche in controspinta. Assolutamente sì. Ecco, non l'ho detto prima. Allora, il Combiflex solitamente viene utilizzato in spinta attiva. Possiamo utilizzarlo anche in controspinta. L'unico valore che cambia è questo: in spinta attiva abbiamo una certificazione fino a 10 bar di pressione, è tantissimo, vuol dire 100 metri di battente d'acqua. In controspinta, questi 10 bar, e ovviamente ci deve essere sempre, noi andiamo a mettere anche un supporto metallico solitamente, in controspinta invece lo garantiamo per 0,5 bar. 0,5 bar, quindi come vedete, questo valore va proprio cala a fondo, ma è giusto che sia così, e comunque sono sempre 5 metri di battente d'acqua. Quindi nelle nostre strutture, nella maggior parte delle nostre strutture, delle strutture con cui abbiamo a che fare, è utilizzabile, sì, al 100% anche in controspinta. Perfetto, ci chiedono poi se il sistema vasca bianca può essere applicato anche con muri prefabbricati a doppia lastra, ovvero getto la parte centrale tra le lastre a seguito del montaggio dei muri stessi. Allora, la mia risposta è sì, lo sto studiando realmente, cioè bisogna studiarlo caso per caso, non è così semplice. Per quale motivo? Come vi dicevo in qualche slide, si era visto quel muro fatto da doppia lastra. Allora, noi andiamo a impermeabilizzare anche all'interno, sicuramente un calcestruzzo con il cristallizzante, quindi per le varie fessurazioni. Dobbiamo andare a trattare anche l'esterno, quindi con il Combiflex, per andare a fare la giusta giunzione tra una lastra e l'altra. Il problema quale potrebbe essere? Potrebbero essere delle fasi di getto se i muri perimetrali vengono gettati prima o dopo rispetto alla platea. Quindi noi non, quindi abbiamo capito con oggi che il problema del calcestruzzo non sussiste. Il calcestruzzo sappiamo come farlo impermeabile, quindi sono le varie giunture, i vari giunti che dobbiamo fare molta attenzione. Quindi vi dico, sì, si può fare, si può trattare la vasca bianca, magari a livello di postuma prendiamoci un po' di tempo per studiare eventualmente la soluzione migliore. Però sì, lo trattiamo tranquillamente. Fino adesso, ecco, non ho mai fatto una postuma
su questo tipo, non c'è mai stata richiesta una postuma su questo tipo di sistema. Ne abbiamo già fatte, per me è stato caso di studio proprio farne uno sul campo, ma possiamo tranquillamente farne ed è utilizzabile come sistema di vasca bianca. È un po' diverso, però sicuramente possiamo abbinarlo, possiamo contestualizzarlo anche in un qualcosa del genere, in una struttura del genere. Ok, allora io direi di concludere con questa domanda qua. Ci chiedono se il getto è già stato effettuato, se c'è la possibilità in una seconda fase di impermeabilizzare il calcestruzzo. Allora, il calcestruzzo o è di suo impermeabile o non lo è, e questo l'abbiamo capito già sin dall'inizio. In post-getto, impermeabilizzare il calcestruzzo bisogna farlo sempre con un trattamento, che sia una malta sopra, che sia una lama, che sia una guaina, che sia un qualcosa, bisognerà sempre farlo in un secondo momento. Impermeabilizzare, far impermeabilizzare da solo il calcestruzzo una volta fatto, se non è un calcestruzzo impermeabile, cioè un calcestruzzo permeabile non diventerà mai da solo un calcestruzzo impermeabile. Okay? Almeno che, come dicevo prima, è fondamentale la stagionatura, ma siamo stati sicuramente già abbastanza chiari all'inizio su questo. Perfetto, perfetto. Allora, io ricordo, ci sono ancora diverse domande che sono lì, che attendono una risposta, però ricordo a tutti che non rimarranno senza quella risposta, nel senso che Sika si è impegnata a fornire ovviamente nei prossimi giorni, compatibilmente con le tempistiche che questo tipo di lavoro richiede, a fornire una risposta a tutte le questioni. Altra cosa che ci chiedono sempre, approfitto ancora di questo momento qua per dirlo, sono le slide delle varie presentazioni, vi verranno inviate già nell'arco di qualche ora con un link, quindi via posta elettronica la mail con la quale vi siete iscritti, e ricevete sostanzialmente un link dove poter scaricare tutta la presentazione. Una cosa in più, canale YouTube di Sika, trovate i video anche delle precedenti dei precedenti corsi, e troverete anche questo, quindi potete andare a rivedervelo se vi siete persi qualcosa, perché a inizio webinar c'è sempre qualcuno che ci chiede: mi sono perso questo, mi sono perso quello, dove posso rivederlo? Ecco, canale YouTube di Sika, trovate i corsi precedenti e troverete anche questo, le slide vi vengono mandate. Detto questo, io ringrazio infinitamente Giuseppe, sono arrivati peraltro oltre le domande molti complimenti per la sua preparazione e professionalità, quindi giustamente mi fa piacere riportarglieli. Vi ricordo l'appuntamento di domani, che va a concludere un po' questo ciclo dedicato alle strutture per acque reflue. Domani entriamo veramente a gamba tesa su un argomento importante, che è quello dei rivestimenti. Parleremo anche non solo di rivestimenti per il tema calcestruzzo, ma parleremo anche di strutture metalliche, di anticorrosione, perché comunque in questo tipo di impianti si è visto bene ieri, ma domani magari lo riprendiamo anche con il relatore, ci sono comunque degli elementi metallici che devono essere in qualche modo protetti dagli agenti chimici, specialmente domani ci concentreremo molto su quell'ambito e su quell'aspetto. Quindi io ringrazio tutti voi, chi non l'avesse fatto si può iscrivere anche all'appuntamento di domani, così concludiamo la settimana insieme. Ringrazio ancora nuovamente Giuseppe Giordano, se vuoi salutare il nostro pubblico di progettisti. Grazie a tutti. Ecco, visto che l'orario è sempre di più quello del pranzo, io mi ringrazio e vi auguro un buon pranzo, un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.